È capitato appunto che a Ferragna, che era ancora all'epoca primordiale, diciamo, come automazione, richiedono appunto personale che fosse appunto afferrato un po' nel campo dell'elettronica e automazione. Allora sono entrato nel 62 come operaio specializzato su Ferragna. Ma appunto ho fatto un colloquio e poi mi aveva detto appunto dove mi aveva assegnato, lì all'officina elettronica della Ferragna, che eravamo in tre persone solo allora, perché era nel periodo embrionale dove cominciava a nascere, perché fino a quel momento c'era dell'elettrotecnica a Ferragna, basati su relè, micro, switch, questa roba qua. Per quanto riguarda, diciamo, struttura elettronica nel vero senso della parola, dei semiconduttori, non c'era ancora niente, e di conseguenza di lì cominciava ad arrivare allora qualche apparecchiatura che era appunto installata sulle macchine di confezionamento, che pian piano appunto si adeguavano poi alle nuove tecnologie. La divisione tecnica 1 era solo nel campo di progettazione, diciamo, degli impianti, e la divisione tecnica 2 era nella manutenzione, diciamo, di tutti i reparti, sia di stese che di confezionamento. Ora, io facevo parte della divisione tecnica 1 e del gruppo GASM, no? Gruppo Automazione e Strumentazione, e il compito che mi avevano assegnato lì inizialmente era la manutenzione delle prime apparecchiature che c'era, diciamo, apparecchiature più che altro di misura dei laboratori analisi, che consistevano nei piacametri, spettrofotometri, tutta questa roba qua. In seguito sono arrivati i primi controlli di spessore sugli reparti di stesa, che questi avevano il compito di vedere tramite, diciamo, una stazione radioattiva che emetteva sempre i suoi impulsi, con una camera ionizzante che captava questi impulsi, vedere lo spessore della pellicola, cioè ci faceva il peso sul supporto vergine, poi il peso sul supporto che era steso, e di lì si vedeva la differenza e c'era la grammatura per metro quadrato che si andava a stendere. La 3M è quella che ha instaurato i primi microprocessori sulle macchine di confezionamento, che appunto erano i Modicon della Modicon americana, e questi sono arrivati, hanno fatto la sua comparsa a Ferragna degli anni del 78 circa, perché erano mandati giù negli Stati Uniti appunto per fare i corsi su questi e per prendere le macchine di confezionamento che stavano arrivando con quelle apparecchiature montate sopra. L'unica cosa che mi spiace, che mi viene nudo dalla gola, vedere la Ferragna così com'è,